Ciao amici del mio canale, mi sembra passata un'eternità invece, come sempre il mio video settimanale lo carico, non so perché, mi siete mancati una cifra. Oggi per la prima volta caricherò un video training MMA. Ovviamente non abbandonerò le mie ricette, però come vi dico in questi 2 mesi e io praticamente facendo la dieta con le ricette sono un po' sballato. In caso vi piaccia questo video, ne farò altri, voi chiedetemi in che ambito, cosa, dove, perché, quando. Questo video è soprattutto per un mio amico, perché faccio video per la gente, soprattutto anche come quello vecchio che me l'aveva chiesto un mio amico di YouTube, un conoscente YouTuber. Stavolta è per un mio amico che conosco realmente, si chiama Cristian Comotti, che mi chiede sempre strategie, cosa mangiare, quando fare. Ecco, questo allenamento qua, io personalmente, io Baroni Cristian, lo faccio in definizione tutte le mattine a stomaco vuoto. Sono 5 minuti semplicissimi di cardio, tra virgolette, allenamento MMA che adesso vedrete nel video. E niente, il mio consiglio è questo, farlo tutte le mattine, escluso sabato e domenica che faccio addominali la mattina, prima di mangiare. Allora, altre piccole spiegazioni, voi mi vedrete allenarmi con questa maschera. Cosa fa questa maschera? Allora, questa maschera aumenta la... No, mi diminuisce l'ossigeno. È una maschera che usano in MMA, cioè consigliata solo per corse, esercizi MMA, non in palestra, mi raccomando, non va bene in palestra. È come se io adesso mi allenassi a 3000 piedi, qualcosa del genere. Comunque, ho le valvole al minimo praticamente, è il livello più facile. Funziona o non funziona questa maschera? Ho letto varie recensioni e dicono che è un po' una cagata. In effetti, io mi sento di dire, non è che fa miracoli. Però, togliendo l'ossigeno comunque, un allenamento di 5 minuti corrisponde a 15 minuti perché lavoriamo sul diaframma. Questo ve lo garantisco, perché le prime volte, tra ogni due esercizi che vedrete, dovevo togliermi la maschera e riposare per 1 minuto perché non ce la facevo più. Questo esercizio vi consiglio a tutti, i neofiti, quelli che iniziano adesso ad allenarsi, eccetera, eccetera. Per un mesetto potete farlo tranquillamente, finché non raggiungete l'apice. Cosa significa l'apice? Che arrivate ai 5 minuti senza mai fermarvi. Non preoccupatevi se dovete fermarvi, anzi, è meglio ancora. Però in un mese chiunque ci arriva. Dopo un mese dovreste cambiare allenamento mattutino. Io ora vi do questo. E niente, buon video, like, condivisioni. Spero vi piaccia. Ah, scusate per l'inquadratura, però vabbè, ormai comunque i gesti si capiscono. Ciao amici, e alla prossima. Scusate, ho parlato, ma non ho detto la base. Allora, sono 2,5, sono 5, 10 esercizi eseguiti con 30 secondi. Fate questi esercizi, 30 secondi, fate partire un timer, 30 secondi primo esercizio, 30 secondi secondo, 30 secondi il quarto, quinto. Via dicendo fino ad arrivare a 10, arriverete a 5 minuti. Ciao, scusate, mi ero dimenticato di dire la base. Ah, ovviamente per il riposo, vedete voi, quello è indifferente.
Grazie.